Nichilismo e libertà, lei è partito, professore, dal concetto di libertà, da un assunto: la libertà non esiste, esiste la percezione, l'idea di libertà. Sì, le idee sono più importanti delle cose, perché noi lavoriamo con le idee, non con le cose. Se tutti crediamo che la libertà esiste, accade una storia dove tutti sono persuasi di essere liberi. Però dopo le idee vanno anche messe in graticola per vedere se sono fondate oppure se sono delle abitudini mentali. E qualora fosse delle abitudini mentali, bisogna ricominciare a pensare un po' a tutta la storia per vedere se è una storia legittima oppure se è una storia infatuata. Perché oggi se ne vendono tante idee sbagliate. Questa è almeno un'idea degna, perché sulla libertà si è costruita una bella storia. Lei ha detto che il periodo storico è sicuramente peggiore rispetto a quello che hanno vissuto le precedenti generazioni. Certo, perché quando io avevo 20 anni era tutto molto più semplice, sapevo quello che dovevo fare, gli obiettivi che mi ero proposto erano raggiungibili in brevissimo tempo. E quindi era un'epoca in cui effettivamente non c'era una dimensione, manca lo scopo era lì davanti, invece allora manca per davvero, e quando manca lo scopo dopo devi domandarti perché sto al mondo e con che spirito sto al mondo, quando gli obiettivi non sono raggiungibili e quando le mie aspirazioni diventano dei sogni perché non sono realizzabili. E il nichilismo è quella cosa qua, i giovani ci nuotano dentro purtroppo in questa stagione. Poi però la sua proposta è stata agire in qualsiasi modo. Beh, già agire era per consolare la platea, però di fondo i nichilisti attivi sono nichilisti che riconoscono di essere in una dimensione nichilista, mentre la gente lo nega di solito, dice ah, ma questi sono il professor Galimberti che è nichilista. No, il nichilismo c'è. E allora loro lo riconoscono i nichilisti attivi, però sono attivi, si danno da fare, non stanno sul divano a aspettare il reddito di cittadinanza. Si muovono perché qualsiasi lavoro, anche il più semplice, del resto anch'io, figlio di una famiglia di 10 figli, per studiare dovevo andare in Germania a fare l'operaio. Dopodiché quell'esperienza lì mi è servita molto, ho capito cosa vuol dire una fabbrica, ho capito cosa vuol dire il lavoro, ho capito cosa vuol dire gerarchia, ho capito cosa vuol dire ubbidienza, soprattutto in Germania.